Di nuovo qui al Pala Carnera, di nuovo con i ragazzi dell'Ital Basket Under 20. Qui con noi oggi abbiamo Francesco Ferrari, il nuovo arrivo in casa Web Cividale, soprattutto lungo della nazionale italiana Under 20. Ciao Francesco, un piacere averti qui con noi. In questa stagione ti sei tolto tante soddisfazioni. Prima però di parlare di basket dobbiamo toccare un tasto forse un po' più noioso. Com'è andata questa maturità? Sì, dai, bene, ce la siamo tolta in qualche modo. Bisogna finire questa scuola. Quest'anno ho fatto una scuola un po' più facile, però fortunatamente penso di averla scampata, è andata bene, dai. Anche perché quest'anno hai cambiato tanto. Allora, l'avventura è iniziata al College Borgomanero, hai avuto lì l'occasione di metterti in mostra, poi hai conquistato l'LBA Next Gen Finals con l'Olimpia, avete vinto, hai fatto il premio di MVP, poi la nazionale maggiore con ritiro in Trentino e adesso la nazionale Under 20. È stato un anno movimentato. Come hai vissuto la scuola in questo anno? Oh, sicuramente, come hai detto te, è stato un anno molto, molto tosto. Ho girato Borgomanero, dove ero più concentrato ovviamente Under 19, Serie B. Poi ho avuto la possibilità di fare appunto la Next Gen con Milano, mi sono trovato bene, abbiamo anche vinto. Poi appunto ora in estate con la nazionale maggiore, adesso con l'Under 20, sicuramente è stato un anno molto tosto e bisogna cercare di organizzarsi al meglio, diciamo, dai. College Basket è uno dei vivai, possiamo dirlo, più efficaci, più funzionali del basket italiano. Volevo chiederti cosa hai imparato, cosa ti hanno insegnato che ha fatto la differenza nella tua crescita? No, sicuramente io lì ho passato tutta la mia carriera, anche se piccola per ora, e conosco tutto, ho un rapporto meraviglioso con tutti i miei compagni, con tutto lo staff, e là ogni giorno si cercava di migliorare sempre di più fisicamente, mentalmente, tecnicamente, e devo ringraziare tutto e tutti per l'opportunità che mi hanno dato. Tornando sempre su College Basket, ma guardandolo da un lato diverso, io prendo a riferimento la notte del draft NBA. Non so se hai seguito, ma c'è stata la più classica delle scene del sogno americano. Bronny James e LeBron James giocheranno insieme, papà e figlio, ai Lakers. Tu a College Basket hai avuto il tuo papà come dirigente, ma anche lui è stato un grande giocatore, ha fatto la Serie A. Voglio chiederti quanto è stato importante avere nella tua crescita una figura come lui a far riferimento. Ma sicuramente lui mi ha aiutato molto e avevo sempre la chiama alla mia spalla destra, perché nei momenti di difficoltà magari mi aiutava sempre. Mi ricordo che quando ero un po' piccolino lui ha finito la carriera appunto a Borgomanero, io ero sugli spalti a vedere le sue partite, lo prendevo un po' come modello di ispirazione. Poi ho avuto anche la possibilità di giocare un anno con tutti i miei due fratelli e sicuramente una cosa che solo da college potevo fare, e spero che in futuro di poterci rincontrare al più alto livello possibile. Adesso dobbiamo concentrarci però sul presente, parliamo di Ital Basket Under 20, l'europeo è alle porte, state lavorando durissimo, che ambizioni avete secondo te per questa competizione? No, sicuramente siamo un bel gruppo, ci conosciamo già bene, ci stiamo allenando ogni giorno e ovviamente bisogna cercare di arrivare al più alto livello possibile, dobbiamo mettercela tutto il giorno, ogni partita è importante. Nell'esperienza con la nazionale maggiore hai avuto a che fare con Gallinari, con Spisso, con giocatori che hanno calcato i palcoscenici più importanti con la maglia azzurra. Chi di loro ti ha impressionato di più e cosa gli hai provato a rubare nei pochi giorni che avete avuto a disposizione? No, sicuramente è stata un'opportunità molto importante per me, mi sono trovato veramente bene con loro. Ogni volta che sbagliavo una piccola cosa venivano i più esperti come Gallinari, Spissu e tutti gli altri ad aiutarmi, a darmi la pacca sulla spalla e a darmi il consiglio, e mi sono trovato veramente molto bene con loro. E ora invece, guardando di nuovo all'Ital Basket Under 20, c'è un tuo compagno di squadra sia in nazionale maggiore nel ritiro, sia in nazionale che anche durante la stagione con la maglia di Cividale, Leonardo Marangon. Lui di te ha detto che avete un bellissimo rapporto, vuoi aggiungere qualcosa? No, assolutamente, io e Leo abbiamo avuto un bel rapporto, questo rapporto si è espanso soprattutto l'estate scorsa che abbiamo fatto appunto l'Europeo insieme, abbiamo fatto un mese insieme di raduno più europeo, poi ci siamo rivisti a Folgaria e a Trento con la Nazionale Senior, è stato veramente un piacere di incontrarlo e appena saputo che avevo firmato con Cividale mi ha subito chiamato e sicuramente un bellissimo legame abbiamo. Parliamo proprio di Cividale, allora. Questa sarà la tua prima stagione al piano di sopra con i grandi, possiamo dire, è una squadra senior. Cividale è una squadra che ha sorpreso tanto l'anno scorso per continuità, un gruppo affiatato. Quali sono i tuoi obiettivi per questa prima stagione? No, sicuramente cercheremo sicuramente di sorprendere anche quest'anno. Io ho fatto una settimana l'anno scorso di raduno con loro e mi sono fatto veramente bene.
e questo qua mi ha aiutato subito a scegliere anche presto dove avrei passato la prossima stagione. Devo ringraziare tutti perché sono sicuro che mi troverò bene.